Poi lui sbarra lei e ha cercato di ricattarmi, chiedendomi soldi e minacciando di pubblicare il video su E non internet. riuscivo a guardare negli occhi il commesso, per la paura che sapesse cosa avrei fatto col melone. Ovviamente. Qual è la cosa più patetica che hai fatto mentre eri eccitato? Storia 1. Non è un momento di cui andare fieri nella mia vita, ma durante una notte in cui dormivo fuori casa a circa 13 anni, ho visto il seno della sorella maggiore del mio amico mentre camminava lungo il corridoio con la sua vestaglia aperta. Ho dovuto soddisfarmi mentre il mio amico dormiva accanto a me nello stesso letto. Guardandoci indietro, non credo che fosse addormentato, ma anzi, piuttosto sveglio e paralizzato dal fatto che il suo amico si stesse toccando così vicino a lui. Doveva essere fatto, perché quel seno era veramente piacevole. Storia 2. Mi sentivo molto arrapato ed ero in una fase di astinenza sessuale, così ho deciso di iscrivermi a una chat di incontri. Ho iniziato a chattare con una ragazza che poi in realtà ho scoperto essere un ragazzo. Abbiamo iniziato a scambiarci foto e mi ha chiesto di appendere una bottiglia di latte da 2 litri ai miei gioielli di famiglia, con i lacci delle scarpe e di fare un video mentre cantavo Here Comes the Milkman a piena voce. Poi lui sbarra lei e ha cercato di ricattarmi, chiedendomi soldi e minacciando di pubblicare il video su internet. Gli ho detto di ritornare da dove veniva, ma so che adesso c'è un video di me che canto e oscillo 2 litri di latte appesi ai miei gioielli di famiglia. Storia 3. Mi sono masturbato fino a che non è diventato sanguinolento. Ho capito che quando ti radichi i peli pubblici e poi usi un vibratore potente, i piccoli peli che crescono di nuovo funzionano essenzialmente come carta vetrata. Guardando verso il basso ho visto un vibratore insanguinato ed è stato spaventoso, ma ho deciso comunque di finire. Storia 4. Una volta ho accettato che una ragazza facesse pipì nella mia bocca, solo per farmi fare, sapete, sul campo da tennis, in piena notte. Avevo solo 16 anni e non avevo altre opzioni alle 2 del mattino. Storia 5. Ho cercato su internet dei giocattoli sessuali fai da te e ho provato il primo che ho trovato, un sex toy fatto da un melone cantalupo con un buco scavato al suo interno. Ricordo di aver provato una sensazione di colpa e nervosismo quando ho comprato il frutto al supermercato e non riuscivo a guardare negli occhi il commesso per la paura che sapesse cosa avrei fatto col melone. Ovviamente non lo sapeva, ma il giovane arrapato che ero sentiva di avere una coscienza colpevole. Le istruzioni consigliavano di riscaldarlo prima dell'uso nel microonde e ricordo di averlo controllato dopo 30 secondi. Ma a mio parere non era abbastanza caldo. L'ho ripetuto più volte finché non si è scaldato abbastanza. Poi ho usato l'olio da cucina come lubrificante ed ho infilato il mio amico là dentro. E dopo un secondo ho urlato perché il centro del melone era incredibilmente caldo. La bruciatura ha fatto spellare la mia pelle e non ho potuto toccarlo per giorni. Pensandoci adesso, avrei dovuto capire che il centro del melone sarebbe stato molto più caldo delle parti vicine in superficie. Se sei curioso di scoprire altre avventure intriganti, non perderti gli episodi successivi. Iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato su nuove storie che ti lasceranno senza parole. Clicca adesso sul pulsante iscriviti qui sotto. E preparati a immergerti in un mondo di segreti svelati e avventure proibite su storie mai dette. Storia 6. Ho chiesto alla ragazza più attraente della scuola se voleva vedere il mio seno, ma ha rifiutato. Ho chiesto al suo fidanzato e lui ha accettato. Tutto ciò è accaduto quando avevo circa 15 anni. Storia 7. Mia nonna era una sarta e possedeva questi enormi rotoli di filo sul dispenser a forma di cono. Ne ho rubato uno e l'ho usato per masturbarmi per circa 6 anni, fino a quando non avevo 18 anni e ho potuto acquistare finalmente un vibratore. Scusa, nonna. Storia 8. Ho avuto un'avventura con un ex che potrebbe odiarmi davvero.
Avevamo una sorta di odio reciproco, tanto che non sprecheremmo neanche un po' di urina l'uno per l'altra se uno di noi stesse bruciando. Durante il sesso regnava la rabbia, l'imbarazzo e l'egoismo. Era privo di qualsiasi calore personale. Dopo entrambi ci sentivamo vergognosi e ci chiedevamo cosa fosse andato storto nelle nostre vite per portarci a quel momento. Storia 9. Stavo aspettando in villa al parco divertimenti e la mia ragazza era molto eccitata. Indossavo un cappotto grande perché faceva freddo, così lei ha iniziato a praticarmi del sesso orale mentre io coprivo la sua testa con il cappotto. La fila era molto affollata e nessuno ha notato, tranne mio fratello, che ha chiesto dove fosse Kendra. Poi ha capito cosa stava succedendo e ha detto di fermarsi subito, definendoci maniaci e con problemi per aver fatto quello che stavamo facendo. Avevo 18 anni e pensavo che fosse una cosa cool, ma guardando indietro mio fratello aveva ragione, eravamo davvero dei maniaci. Storia 10. C'era questo ragazzo che andava nella scuola di mio fratello. Si stava drogando, penso, con dell'acido nel bagno e si stava masturbando guardando porn sul suo telefono con il volume al massimo e senza cuffie. Si è poi sdraiato a terra nel cesso finché la sicurezza non è intervenuta per tirarlo fuori e lui ha urlato che non sarebbe mai uscito finché non avesse finito. Sento che meritava un'ovazione in piedi mentre veniva accompagnato fuori dalla sicurezza. Storia 11. Quando ero al college, una notte nevicava forte. Tuttavia, stavo scrivendo messaggi molto piccanti ad una ragazza. La situazione era rischiosa e avevo deciso di affrontare la tempesta di neve per passare una notte di passione. Sfortunatamente, durante il tragitto, mi sono bloccato sulla strada vicino alla sua casa, in città. Ho deciso di abbandonare l'auto e continuare a piedi per raggiungerla. Alla fine sono riuscito ad avere successo nella mia impresa, nonostante il tempo mi fosse contro. Quando sono tornato alla mia auto, ho scoperto che la batteria era morta a causa dell'uso delle luci di emergenza. Essendo le 4 del mattino, ho trovato difficile trovare qualcuno che mi potesse aiutare. Ho aspettato per ben 2 ore prima che qualcuno mi desse un passaggio e riuscissi a riprendere la mia auto. Nonostante la difficoltà, è stata una grande esperienza e ne conservo un gran bel ricordo. Storia 12. Ero davvero malato di asma, che quasi quest'ultimo non mi ha ucciso. Sono stato ricoverato in ospedale per 2 settimane e a questo punto la mia ragazza è venuta a trovarmi e mi ha dato sollievo, regalandomi un momento di piacere nel bagno, con tutti i tubi e le flebo che avevo ancora attaccate. Quando sono arrivato all'orgasmo, ho avuto un dolore forte al petto che quasi sono svenuto. Storia 13. Stavo giocando a Battlefront 2 con il mio migliore amico quando avevo circa 13 anni. Mi è venuta l'idea e ho usato la vibrazione del controller per masturbarmi segretamente mentre giocavo. Credo di aver usato un clone trooper con la mitragliatrice pesante che poteva sparare per lunghi periodi senza surriscaldarsi. Storia 14. Una volta mi sono masturbato nel sedile posteriore della macchina dei miei genitori mentre mio padre guidava. Probabilmente avevo 12 o 13 anni. Ero seduto nel sedile più lontano dietro di lui e non c'era nessun altro in macchina, ma guardando indietro lui sarebbe stato abbastanza distratto per non accorgersene. Inoltre mi sono masturbato anche nell'ufficio del medico, tra il momento in cui l'infermiera mi ha fatto entrare nella stanza d'esame e quando il dottore è effettivamente arrivato. È stato eccitante come una corsa contro il tempo e ho depositato il mio futuro sperma in un angolo della stanza. Storia 15. Quando ero bambino ho stampato una foto di una signora con le gambe aperte e poi ho fatto un buco nella sua vagina. Puoi immaginare cosa sia successo dopo. Comunque, l'idiota che sono, l'ho piegata 1 o 2 volte e l'ho gettata nel cestino dei rifiuti e nel bagno. I miei genitori hanno pensato che fosse strano trovare carta stampata nel cestino e l'hanno recuperata. Poi l'hanno aperta. Non ricordo esattamente quale sia stata la mia giustificazione,
ma penso di aver detto che un amico me l'ha data e che mi sembrava disgustosa, quindi l'ho buttata via. Ma non credo che mi abbiano creduto. Se sei affascinato dalle storie piccanti e avvincenti, allora sei nel posto giusto. Storie Medette ti porta nel lato oscuro di Reddit, dove si nascondono segreti, passioni proibite e avventure avvincenti. Non perdere l'opportunità di immergerti in questo mondo intrigante. Iscriviti al mio canale per non perderti nemmeno una storia. Clicca sul pulsante iscriviti qui sotto e lasciati trasportare in un viaggio di emozioni forti con Storie Mai Dette. Storia 16. In passato ho lavorato in una spa in cui pulivo la sala per gli uomini. La mia capa, essendo una donna, non doveva entrare nella sala degli uomini perché spesso si aggiravano nudi. Un giorno, mentre stavo camminando vicino alla sala fitness, ho visto la sorella, molto carina, di un mio amico fare una posa di yoga che faceva risaltare molto il suo sedere. Così ho avuto un'ottima idea. Ho preso una delle 20 cabine doccia nella sala degli uomini e ho usato un sapone all'eucalipto per fare il bagno. Purtroppo alla fine sono finito col masturbarmi e finire sulla parete, ma ho subito pulito tutto. Mi rendo conto di aver avuto un comportamento degradante e dal momento in poi ho sempre usato le scarpe da doccia in pubblico. Storia 17. Durante il mio secondo anno di università, le batterie del mio vibratore si sono scaricate in un momento molto sfortunato. Ho indossato dei pigiami, sono scesa lungo il corridoio e ho controllato la TV vicino al camino, scrivendo un messaggio per chiedere il cambio delle batterie. Questo è diventato una sorta di tradizione, arrivando alla realizzazione che avrei dovuto comprarmi le mie batterie, quando ho fatto la stessa cosa nella stanza di qualcun altro. Quando sono passata a vibratori da collegare alla presa, ho dimenticato di considerare che le cose cambiano. Quando si va all'estero, ho fatto saltare un fusibile della mia stanza, presentandomi così a tutti i miei coinquilini. Storia 18. Ho avuto dei rapporti con la mia ragazza nel suo appartamento studio, mentre sua sorella dormiva nella stanza principale e solo una sottile tenda ci separava da lei. Lei ci ha sentiti e ci ha mandato un messaggio il mattino successivo, dicendo che non era stato bello per lei. Storia 19. Durante una tormenta di neve, una mia amica con benefici mi ha chiamato perché si sentiva sola. Una semplice passeggiata di 2 miglia è durata da 40 minuti fino ad 1 ora e 51. Ed era quasi mezzanotte quando sono arrivato al seminterrato dove si trovava lei. Purtroppo suo padre è venuto a controllare senza preavviso e ho dovuto contorcermi per nascondermi da lui. Sono grato di essere ancora vivo. Storia 20. Ho praticato sesso orale ad un ragazzo mentre suo padre dormiva nel letto accanto a noi. Probabilmente non stava neanche dormendo mentre lo facevamo. Immagino che non abbia più dormito serenamente dopo questo episodio. Storia 21. Ho chiamato una di quelle linee chat notturne. Ho incontrato questa donna di 47 anni alle 5 del mattino. Era una tossicodipendente, eroinomane, e l'ho aiutata a trasportare alcuni oggetti in giardino per la vendita, presumibilmente per ottenere soldi per fare più droga. Ho toccato i suoi seni e ci siamo baciati un po', ma sua figlia è scesa per le scale e hanno iniziato a litigare e insultarsi a vicenda. Mi ha chiesto di salire su, ho gentilmente rifiutato, dopodiché me ne sono andato. Non fate mai questo tipo di esperienza. Storia 22. Ero così eccitata che a stento riuscivo a concentrarmi. Avevo comprato un vibratore, ma ero ancora troppo giovane per farlo sapere ai miei genitori e se lo avessero scoperto avrebbero fatto una scenata. Le batterie si erano scaricate e non potevo fare nulla senza destare sospetti. Così ho cercato qualcosa di forma fallica e ho trovato questo flacone di profumo. La mia mente mi diceva di no, perché il tappo si poteva staccare, ma il mio corpo ha detto di non preoccuparmi. E indovinate un po', il mio corpo si sbagliava. Storia 23. Mi sono toccato nella piscina del mio amico, mentre lui era dentro a preparare i panini, quando avevamo circa 13 anni.
Ho finito proprio mentre lui tornava fuori e tuffandomi ho trovato i panini galleggiare nell'acqua. Comunque erano buoni, 8 su 10. Storia 24. Ci sono già migliaia di commenti, quindi sono pronto a condividere questo, sapendo che potrebbe essere sepolto. Ho fatto parte della Marina per 9 anni e mezzo e non conoscerai la vergogna fino a quando non ti sei masturbato alle 3 di notte a causa della vicinanza di un altro uomo separato da pochi millimetri di metallo, che stava facendo lo stesso per evitare di essere scoperto. Storia 25. Leggendo alcune cose qui mi è tornato in mente un episodio delle superiori. Ero molto stanco quel giorno e stavo parlando con un mio amico, non proprio un grande amico, ma più che altro un conoscente. Gli dissi di quanto fossi stanco, essendo mattino presto, quando questo mi chiese se volevo delle compresse di caffeina. Ho accettato ed ho preso 2 di queste pillole, chiamate Nudos, che mi ha dato lui. Improvvisamente ha cominciato a ridere e io non capivo il motivo. Mi ha allora mostrato la bottiglia. Erano in realtà pillole di Viagra, di prescrizione di suo padre. Tutti quanti nel gruppo ridacchiavano perché avevo appena preso 2 Viagra. E la voce si è sparsa nella scuola e tutti mi guardavano stranamente. Non ho capito bene come funziona il Viagra, quindi forse era solo un effetto placebo. Ma un'ora o giù di lì, dopo, avevo un'erezione incredibile e dovevo andare in bagno a masturbarmi. Sono uscito e una folla di persone mi stava aspettando e tutti hanno cominciato a ridere. Non posso negare che è stato divertente. Storia 26. Ero in viaggio d'affari per una riunione. La mia camera d'albergo era nello stesso edificio dove si teneva la riunione. Un hotel a 5 stelle, noto per essere frequentato da prostitute con grandi tette e grandi culi di alto livello. Le donne che vedevo entrare ed uscire dall'hotel erano incredibili. Quando stavo camminando verso la sala riunioni, ho scelto di tornare nella mia camera e masturbarmi velocemente per evitare di sentirmi troppo eccitato in presenza di colleghi. Tuttavia, l'ascensore si è improvvisamente bloccato tra 2 piani a causa di un guasto tecnico. Ho perso mezz'ora di tempo ed ero confuso e molto arrabbiato. Storia 27. Questo è il mio punto più basso, ma lo condividerò comunque. Sono molto imbarazzato, ma eccomi qui. Quando avevo circa 15 anni, in piena adolescenza e pieno d'ormoni, ho dovuto passare il weekend a casa di mia nonna. Dormivo in salotto e la porta era aperta, quindi era troppo rischioso cercare di soddisfare i miei bisogni lì. Il mattino dopo sono andato in chiesa con lei, in una piccola chiesa pentecostale del sud, dove parlavamo in lingue e avevamo cappelli tirati al cielo per Gesù. Durante il servizio sono dovuto andare in bagno e mentre facevo gli ultimi bisogni ho realizzato di essere l'unico lì. Ho deciso di concentrarmi in un momento intimo e mi sono masturbato in quel preciso momento sulla mia fresca cacca proprio in chiesa. Non ho mai provato un momento così intenso di chiarezza e rimorso fino ad allora. Sono stato scosso. Storia 28. Butta via, questo potrebbe far finire me. Nota, sono una ragazza. Facevo da babysitter ad un ragazzo mentalmente disabile che viveva accanto a noi. Quando i suoi genitori volevano uscire per la sera, mi chiamavano per tenerlo d'occhio. Dico babysitter tra virgolette perché lui era 3 anni più grande di me. Io avevo 15 anni e lui 18. La maggior parte del tempo restava nella sua stanza, il che significava un po' più di soldi facili per me. Ero un po' timida a quell'età e avevo paura di parlare con i ragazzi, ma il mio desiderio sessuale era incontrollabile. Mi toccavo almeno 2 volte al giorno. Una sera, di venerdì, mentre mi assicuravo che non mettesse in fiamme la casa, sono salita in camera sua. I suoi genitori erano usciti per cena. Ho bussato 2 volte, nessuna risposta. Ho aperto la porta e l'ho trovato seduto, quasi accovacciato, nudo sul letto, con il suo enorme amico in mano. Non avevo molta esperienza a quel tempo, ma guardando indietro direi che era lungo 7 oppure 7,5 pollici. Si stava
disturbando. Si è fermato di colpo e mi ha guardato come un cervo nei fari del traffico. I nostri occhi restavano fissi l'uno all'altro per quello che sembrava un minuto intero. Lo shock passò prima per lui che per me, probabilmente perché era già stato sorpreso un centinaio di volte prima. La sua espressione cambiò da shock a uno stupido sorriso. Iniziò a ridere e si allontanò dal mio sguardo. E poi riprese esattamente da dove aveva smesso. Era molto rosso, ma credo che non fosse tanto per l'imbarazzo, ma più per la voglia di non sporcare il pavimento in legno della sua stanza. Avrei dovuto chiudere la porta e andarmene? Sì. Ma l'ho fatto? Certo che no. Disabile o no, ero un ragazzo nudo, con il suo enorme amico in mano che si masturbava davanti a me. Adolescente sessualmente frustrata. Sono rimasta lì a guardare per diversi minuti. Non avevo mai visto un vero pene prima di allora e di certo non avevo mai visto un ragazzo masturbarsi. Infine ho rotto il silenzio con una battuta sgradevole. Ehi, vuoi che ti aiuti con quello? Non ci fu più risata né contatto visivo, ma lui annuì, quasi tirandomi forte. In totale l'esperienza durò circa 30 secondi. Dopodiché mi sono sentita in imbarazzo e colpevole per alcuni giorni, ma poi ho guardato avanti e mi sono resa conto di essere ansiosa per la prossima volta in cui gli avrei fatto da babysitter. E così è stato, più volte. Finalmente poi sono partita per il college 2 anni dopo. Lui non ha mai parlato ai suoi genitori, né io ho mai parlato di questa esperienza a nessuno, finora. Storia 29. Ho apertamente detto alla mia vicina di casa di essere eccitato. Lei mi ha fatto venire, ma non è stato esattamente come immaginavo. Mi ha toccato mentre parlava al telefono con la madre, ma alla fine sono venuto comunque. Lei è un 8,5 su 10, quindi non mi lamento. Storia 30. Era notte tarda, verso 1:30. E un uomo su questa piattaforma di incontri, che non avevo mai contattato prima, è venuto avanti in modo pesante. La sua foto era molto attraente e sembrava che ci fossimo già incontrati. In più abitava a meno di 3 miglia di distanza, nei sobborghi, quindi ho iniziato a chattare con lui in modo dettagliato e appassionato. Alla fine ho deciso di andare da lui indossando solo un jockstrap. È un giocattolo prostatico, cosa che sembrava ragionevole perché ero eccitatissima. Sono arrivata alla sua porta con una maglietta e un paio di shorts, tuttavia non ho trovato nessuno all'interno, nonostante io abbia cercato di contattarlo in vari modi. Ho capito che forse era un piano per farmi fare brutta figura, quindi ho deciso di andarmene senza mettere i pantaloncini. E ho avvistato delle auto della polizia a pochi solati di distanza da me. Capisco che si tratti di una trappola e che mi precipito verso la casa. Purtroppo le auto della polizia mi riconoscono e mi fermano. Sono stato costretto a spiegare la mia situazione al poliziotto, il quale, confuso dalla mia tenuta, mi chiede spiegazioni. Fortunatamente mostro le chat. È la prova del mio tentativo fallito e dopo alcuni minuti di attesa torna indietro e mi lascia andare. Se hai apprezzato questo video, metti un like e iscriviti al canale per altri video come questo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio, a presto.